Nella vecchia fattoria, Oddio, io smettila, mi stai snervando. Oh, ma non mi devi demascolinizzare. Senti, io ci bevo su, meglio. Mamma mia, sto alcolizzata. Vado a farmi un giro in bici, voilà. Siete pronti per la figata del secolo? Fatto un occhio, Già? ecco, guarda. Vabbè, perché devi fare tutti gli angolari, facile così. Ci tu come l'hai fatto? ho lasciato la pupilla. Quarto giorno. Sì. Sabato 2020 Siamo nel 2020. e Letizia. Ned Reinotto. Eccoci, allora, dopo questa scemata che avrete visto all'inizio, che capirà ovviamente chi avrà visto il film, tanto comunque è sconnessa come è sconnesso il film. Mi piace molto questa luce, questo colore verde acqua, ve lo dico, è molto meglio delle acque di questo film. Quindi, Acque profonde che ti risucchiano proprio quando lo vedi, esatto, ti allora annegi nell'acqua. vi preannunciamo che questo video sarà come alcuni che abbiamo fatto, molto chiacchieroso, chiacchiericcio, perché sì, è una, diciamo, la nostra opinione a recensione, però comunque sarà pieno. Io ho una pagina di fesserie che hanno detto, è un agglomerato di scene incastrate come potevano, quindi non si presta Ok, proprio a una dobbiamo recensione sparare a seria. zero Esatto. praticamente, ci dobbiamo spostare. E quindi di conseguenza ci saranno anche spoiler, ma ovviamente, cioè, non credo che abbiate bisogno, cioè, nel senso che in realtà anche la sorta di thriller che vogliono imbastire lo capisci dopo 10 minuti, quindi in realtà non funziona neanche quello. Perciò siete avvisati, vado a dirvi le solite cose veloci, cioè gli sconti vari, quindi Metro Cinema per il sito Pampling, che conoscerete tutti, lo inserite in fase d'acquisto. E avrete il 20% cashback, cioè vi viene ridato il 20% di quello che avete speso, che sarà uno sconto effettivo sull'acquisto successivo. E poi calzettini gratis a ogni acquisto, li scegliete voi, cliccateli quelli che volete, che poi vi vengono stornati nel carrello. L'altro è Madrog 20 su Mash, altro sito con tante cose belle, magliette e quant'altro di vera qualità. Io le compro da anni, come dico sempre. E c'è il 20% con questo di sconto subito all'acquisto. E basta. Poi, se vi piace quello che facciamo, ovviamente, e come lo facciamo, vi chiediamo, ovviamente, per noi è essenziale un po' la benzina di chi fa questa cosa, di chi crea e porta contenuti, il fatto di ricevere like, ricevere un'iscrizione, quindi iscrivervi al canale, la campanella vi farà avere le notifiche di ogni cosa che pubblichiamo appena la pubblichiamo, così non le perdete, e insomma commenti e quant'altro, interazioni qui sotto nei commenti. Quindi intanto grazie e basta. Io direi che possiamo iniziare. Dico veloci le cose tecniche, cioè, per chi non avesse Quali dici? capito, per chi non ha, no, no, tecniche del film, nel senso, per chi non avesse capito, Acque Profonde è il film uscito su Prime Video direttamente. Ecco, uno di quei casi in cui veramente non mi farebbe strano se qualcuno visto al cinema direbbe ho speso male i soldi, perché io sono sempre pro cinema qui. Su Prime Video venerdì è uscito, quindi da poco, c'è Ben Affleck, c'è Ana de Armas, quando ancora stavano insieme, erano piccioncini. E niente, cosa voglio dire? Il regista è lo stesso di 9 settimane e mezzo,
attrazione fatale e quant'altro, però per quello che diremo tra un po', infatti sbalordisce la cosa. Ma lui non fa un film dal 2002, quindi sono 20 anni esatti, e Un quindi secondo po' me ha perso un po' la brocca. Perché? arrugginito. Esatto, la sceneggiatura, poi ci tengo a dire, è di Levinson, che è lo stesso di Euphoria, e io ci sono rimasto malissimo. Perché appunto Euphoria è scritta da Dio, io l'adoro, e quindi però c'è anche un altro che non mi ricordo, non mi sono scritto il nome, ma c'è un altro in co-sceneggiatura, quindi io ho come il presentimento che sia lui che ha dato un po' ha dettato legge, perché se no veramente non me lo spiego. C'è anche Nate appunto di Euphoria, anche se è veramente risicato. E cosa dire ancora? Quindi lo trovate su Comunque, Prime, dura. la sceneggiatura è ispirata in teoria a un libro di Patricia Highsmith, che appunto comunque è una scrittrice di serie A, nel senso che ha scritto appunto anche Carol, Il talento di Mr. Ripley. Quindi io ho dei dubbi che, cioè, secondo me è stato fatto proprio male l'adattamento, perché cioè, c'era del materiale per essere, cioè, per fare un thriller comunque sì, sensuale, ma un po' il thriller di coppia, però tipo Le verità nascoste, secondo me, un po' più quel genere di film, invece è stato completamente, secondo me, ha sdirazzato proprio in un'altra direzione sbagliata. Infatti non so cosa sia successo, perché tutti i presupposti ci sono. Ecco, me l'ho scritto qua, lo stavo cercando, appunto Sam Levinson, ma c'è anche Zach Elm, quindi penso sia lui il colpevole. Però detto questo, dura circa 2 ore, e veramente, guarda, il mio consiglio è guardatelo in compagnia, potete farvi delle grasse Per risate, capire ma come da non si fa soli. un film, cioè. Sì, a parte quello, perché dico sempre, è bello vedere tutto, qui capite che cosa non c'è da fare negli altri film, ma in più, da soli, veramente io dopo 10 minuti non ce la facevo più, quindi in compagnia può ravvivare la situazione. Vai, che poi dico Io quello infatti ho un po' che esorcizzato un po' sui social, nel senso perché appunto l'ho visto da sola e avevo bisogno un po' di sfogarmi, quindi dopo la prima mezz'ora già avevo fatto una storia su Instagram, poi dopo un'altra mezz'ora, un altro, cioè perché ero un po' incredula, cioè io sono rimasta un po' perplessa perché non credevo a quello che stavo vedendo, nel senso che era tutto sbagliato, non funzionava niente. Allora, a prescindere dalle situazioni un po' surreali e inspiegabili, cioè, nel senso, mi sembrava veramente una storia scritta, non lo so, da un ubriaco, proprio proprio sia nei dialoghi che nelle azioni proprio dei personaggi, perché appunto c'è questo rapporto, già questo rapporto di coppia un po' open, però che è reso male, cioè nel senso che appunto questo marito cornuto e consapevole di essere cornuto e queste strane dinamiche appunto questa moglie che comunque, cioè, poi ricordo che hanno una figlia che a me ha fatto pena un po' fin dalla prima scena, perché la moglie esce tutte le sere, si ubriaca, conosce gente, esce con, cioè si intrattiene diciamo con uomini, ragazzi cioè, sempre diversi, e ma lui anche esce davanti al con lei a marito, volte, minchia. sì, infatti, anche con lui, che poi il bello è che anche gli amici sono consapevoli di questa cosa, Sì, perché è tutto dice, come fosse normale, cioè è un io mondo a parte, forse è un mondo parallelo. Non abbiamo messo dico, in conto questa cosa, però. sì, infatti, perché tutto può essere, perché sai, può essere pure storie di tradimenti, per carità, della moglie un po' così generosa e cose varie, va bene, però ecco, a me non mi era mai successo di vedere proprio un rapporto così. Cioè proprio talmente aperto che prende lui pur di stare con lei è innamorato e quindi si fa tranquillamente sfruttare No, ma appunto perché poi, come tradire. dicevi, cioè, a parte essere palese, ci sono delle storie dove sappiamo, magari puoi raccontare una storia di una coppia dove uno tradisce ma l'altro sta insieme per mille motivi, figli, Sì, quello oppure. sì. Ma qui no, qui avanzi, fanno passare. Io speravo che alla fine lo spiegassero. Fanno passare il fatto che sia al massimo proprio per la convenienza è lei che sta con lui, non lui con lei, perché lui è multimilionario, perché ha inventato un chip, che anche lì mutano sta trama che non serve a niente. Però, a parte quello, quindi lasciala, cioè nel senso Ah, ma non. poi ecco pure quelli lì, cioè i cosiddetti amanti che ringraziano lui grazie perché tipo mi hai fatto passare del tempo con lei, grazie, capisco perché sei troppo comprensivo e paziente. Sei generoso, sei bravo. Grazie che me la presti, tipo sottotitolo, no? Ma Cioè. poi, cioè, dov'è? Cioè, hai presente quanti momenti ci sono in sto film in cui lui cerca escamotage
per dividerli. Cioè, tipo, non sono, sono a casa di lei, lui butta per terra un piatto per far rumore, così loro si dividono. Ma perché? Che è palese che stanno Ah, appiccionando là. bellissimo, Cioè, uno non invita a capisco. cena l'amante della moglie, già questa è bellissima questa cosa, sì, facciamo una cena tranquillamente, È e proprio, poi io mi cioè, non faccio ha da senso. parte e vi lascio nel dopo cena, voi tranquilli, fate quella musica, fate E trova cose. escamotage che butta un piatto pure, ah ma non, no guarda, e si mette a parlare con lui, ma cioè vai lì e gli dici, senti, vattene via di casa, cioè, nel senso è palese che tua moglie è di là che, non lo so, è proprio, Poi non Anna, quando capisco. poi prende e va in bicicletta, cioè così senza senso, Sì, è va per sempre quello. in bicicletta allo stesso punto, ma poi in questa strana fabbrica abbandonata, non ho capito perché deve andare sempre lì e poi torna a casa. Forse esorcizza così lui, scarica andando in bici, non lo so. Prende e va in bicicletta, che poi c'è una scena bellissima di un inseguimento a un certo punto che lui dice, Mamma mia. ho capito che uno ogni tanto va in bicicletta ed è allenato, ma lì mi sembra tipo un campione dei rally di No, bicicletta. sai cosa mi ha fatto ridere a me? Che ha i cambi lunghissimi, cioè fa così con le ruote, ma perché? Non andresti mai a quella velocità. E che poi, Vabbè. vabbè, quello pure era bellissimo, che quel vicino, non so, mi ricordo se è un amico, un vicino di casa, insomma, che è tutto sospettoso fin dall'inizio, che è convinto così, che è bellissima la scena, ovviamente tu sospetti di una persona che stai vedendo, che sta cioè, apparentemente nascondendo un cadavere nell'acqua, tu da solo, con lui, in mezzo a un bosco isolato, gli dici, cioè, fai finta di niente, vattene e poi lo denunci da un'altra parte, no? Gli dici proprio apertamente, cioè, tipo, ah, Dio, ti ho visto, ecco, e cominci a scappare, così Anche dici, perché, figurati, anche quello perché che è lui successo. sa che se è vero, in realtà ne ha uccise tante altre, quindi non avrebbe problemi. Appunto, cioè, Ma sta poi attento solo come quando vede la mago. mano, quella scena è bellissima, che vede la mano galleggiare, si gira, inizia a zampettare sto anziano per salire una montagnola di terra e cade sempre, fa morire lì, ho Ah, ridere. belli, a proposito di ci sono delle situazioni, a parte i dialoghi, vabbè, appunto noi vi abbiamo un po' dato degli stralci, ma cioè qui scherzando prima, ma ci sono dei dialoghi veramente che dovete stare lì col taccuino a prendere appunti perché sono di un surreale e sconnesso allucinante, cioè tipo appunto c'è cioè lui in questa a questa festa che praticamente prova a rubare dei biscotti appena sfornati e quindi si brucia le dita e praticamente poi arriva affogato un tizio in piscina che tra parentesi poi vi dirò un'altra cosa pure su quello, praticamente arriva la polizia per indagare su questa morte insomma accidentale, apparentemente accidentale e lui per discolparsi cioè per il suo alibi è ho provato a rubare un biscotto cioè, per far vedere che si è bruciato le dita ma che c'entra con quello che ha annegato di là io ho detto boh adesso mi sta prendendo in giro e poi quando quello annega in piscina è bellissimo sono in 800 per tirarlo fuori sto ragazzo annegato dalla piscina in 800 praticamente lo tirano fuori gli sfugge e dà una craniata sulla cosa sul bordo piscina, che lì sembrava veramente tipo la candid camera, sembrava tipo una parodia praticamente, che dava questa botta a vedere, non gli bastava essere annegato. E, poi vabbè, i confronti tra loro due pure ci stanno senza No. senso, cioè, che in teoria Ma dovrebbero essere stupendo. dei dialoghi provocanti, cioè tipo sensuali, ma in realtà pure il fatto, ecco, pure le situazioni intime sembrano messe lì con lo sputo proprio per fare una sorta di 50 sfumature per diciamo, incuriosire lo spettatore, dice almeno gli diamo un po' di movimento da questo punto di vista, ma invece pure quello risulta posticcio, secondo me. Sì, ma infatti il punto, cioè questo film vorrebbe essere un thriller barra psicologico, barra diciamo erotico, come poi sono stati un po' tutti i film della filmografia di questo regista, ma qui non funzionano, è per quello che dico che ha perso la brocca, perché anche le situazioni che dovrebbero essere pseudo sensuali non hanno quel carisma lì, quindi in realtà non funziona neanche sotto quella sfera, quindi buttano ogni tanto una scena di sesso a caso per ravvivare l'attenzione, ma in realtà poi anche quelle non sono intanto spinte al limite e E poi poi sono pure brutte non. come sono confezionate proprio, sembrano Sì, non. cioè, nel senso, non lo so, cioè, non sembrano nemmeno recitate da due attori che hanno già esperienza, cioè, nel senso che No, hanno e almeno poi due appunto loro stanno, cioè anni in quel periodo stavano insieme, quindi nel senso dovrebbero avere il feeling, no? di Cioè fatto. neanche da recitare, boh, vabbè. Poi Comunque un'ultima tu. cosa, intanto Vai, Anna. che no, se non mi dimentico, pure il fatto di dovresti costruire tutto un po', in teoria, la tensione, l'intrigo, il mistero, dovrebbe essere sul fatto che
instilli nel pubblico il sospetto appunto che lui sia o meno sto serial killer, cioè insomma un assassino, cioè fino al tipo, cioè lui in azione diciamo entra circa a fine film, cioè nel senso finalmente vedi qualcosa che fa, cioè nel senso prima è sempre sta cosa misteriosa che non si capisce, tutti ne sono consapevoli, cioè tutti sanno che lui ha ammazzato gente ma nessuno fa niente, cioè nel senso non ci sono, sì, i dati. Esatto, oh. però dico, per quello dicevo che già dall'inizio sai come va a finire, perché sì, infatti. Allora se appunto loro non ti fanno vedere troppo di lui e ti lasciano questo dubbio, ma poi quando capisci che in realtà è così, cos'è che devo, allora, cioè è quello che pensavo all'inizio, cioè è come si dici, un giallo, tutti sospettano il maggiordomo e alla fine è il maggiordomo, sì. Ma che senso ha? Ma perché? E poi pure come uccide, cioè a me mi faceva ridere, a me mi ha fatto ridere pure quella scena di come Ben Affleck uccide quel tipo con le sassate, eh? Cioè nel senso mi ha preso un sasso e gli ho venire addosso. Ma comunque io questa cosa, aiuto. Io mi ero scritto che l'avrei chiamato l'uomo in bici, secondo me avrebbe avuto più, perché anche perché acque profonde non ha proprio senso. Vabbè, qua me l'ho scritto, è tipo un presupposto scemo per mettere due scene zozze. Sì, in effetti è un po' così. E comunque in ogni situazione te ti chiedi, cioè se fossi lì dentro al contesto ti chiederesti ma sono su scherzi a parte, cioè sono cose che non hanno senso nella realtà. Quindi, e poi uno degli aspetti che ho subito notato fino all'inizio è il montaggio. Il montaggio è veramente sconclusionato ed è imbarazzante. Cioè secondo me il montatore era ubriaco intanto e poi andava la mattina, faceva un po', poi andava in pausa pranzo, non si ricordava cosa aveva fatto, buttava lì scene a caso, perché è una roba che non ha un verso neanche come è montata. Pure il fatto dell'inizio e la fine lì. Esatto, quella è la scena più eclatante, che alla fine mi ha dato proprio ai nervi a me. Cioè, l'inizio, come in molti film, la scena finale vorrebbe riprendere l'inizio, cioè in mille film questa cosa. Ma qui non sono stati buoni neanche di far quella, perché io tanto che io ho pensato alla fine, dai, allora no, non volevano far questo. Ma invece è palese, perché allora Ana de Armas per me è presa dalla prima scena, cioè non l'hanno neanche rigirata. È veramente anche le movenze, le cose che dice e le inquadrature sono le stesse. Lui, nella scena iniziale, arriva a casa, inizia così il film, in bici, lascia la bici, si inizia a svestire sul pianeroli fuori, vabbè, lasciamo stare le abitudini di Ben Affleck in quel film, si mette tipo in mutande ancora prima di entrare in casa, ma si sta per togliere la maglia, lei lo ferma, lo blocca e parlano, poi lui entra in una stanza, lei in un'altra, la scena finale è la stessa, ma lui arriva vestito diverso, tutto sporco, non si sveste e iniziano a fare quella conversazione lì. Quindi non ha proprio, non è neanche la stessa scena, neanche l'attenzione di sta cosa. Sì, non c'è senso. E poi comunque pure la bambina, vorrei soffermare un attimo sulla bambina, che allora se il padre, prima, cioè quando la situazione si fa così, lui prende e va in bici, la bambina prende e canta. Cioè, perché pure se non, appunto tu hai fatto una vecchia fattoria che chiede ad Alexa 308 questa canzone, e sul finale non c'entra assolutamente niente, io stavo lì che ho detto i titoli di gola, la bambina che riprende un po' una scena di prima, che stava in macchina col padre e comincia a cantare una canzone, sì. E ci fanno vedere tutta la sua performance, e per carità è molto carina e simpatica, no, più che altro perché il film finisce in modo che dovrebbe inquietarti, farti pensare, sì, lei, abbiamo detto, facciamo spoiler, quindi io l'ho interpretata che lei butta il portafoglio, lo scopre, dice ho visto Tony, quindi capisce tutto e dice, e si vede scena finale, lei butta il portafoglio e lo incendia, quindi ti fa capire che lei è quasi d'accordo, cioè coprirà il marito, quindi è inquietante, il mood è inquietante, anche la musica, e poi partono i titoli di coda con questa bambina che canta, perché? Cioè, poi è una canzone allegra, cioè, quindi, tipo una commedia romantica praticamente. Esatto. Ok. Anche lì la bambina canta a sfinimento sta vecchia fattoria, la madre non è, cioè prima diventa esaurita e gli dice oh chiudi, spegni, basta, eh? Poi dopo un'ora dice, parla lei ad Alex e dice spegnila, non poteva farlo prima invece che inveire contro una bambina, vabbè. No, non c'è niente, c'ha senso, io ero... Perché ha senso il mettere, cioè lui uccide una persona, prende il portafoglio non si sa perché, e lo butta tra le lumache
perché no, lo lasci tra le mani? Perché lo lasci nella vasca? Cioè, non ho capito. Ricordiamo questo hobby del protagonista, cioè, io non ho capito, alleva lumache in una, sì, una stanza con i neon. Ho detto, oh, avrà un senso nel film questa stanza cupa figa, cioè, serviva per il portafoglio, cioè, ma cosa cioè, boh. No, vabbè. Non mi viene in mente che quello c'è pure un dialogo tipo quello, ma le mangi i lumache, allora chi le levi a fan, non si sa che forse vuole avere la gli, anche gli amici sono abbastanza strani. Adesso non mi viene il nome, ma c'è il ragazzo di colore che è lo stesso di Get Out, di sì. lui è bravo, però vabbè. cos'è che potrei dire ancora? C'è una marea, cioè potremmo, sarebbe bello, anzi guarda, dicelo nei commenti, che l'ho già detto a Letizia in privato, mesi tra mesi, magari quando l'avete visto tutti, così vi va di fare uno dei nostri watch party, che ne abbiamo fatti diversi, potete recuperarli, quindi ci guardiamo tutti insieme sto film per riderci su, invece gli altri li avevamo fatti con Scream, omaggiando, Bamo perso l'aereo, invece qui è proprio per ridere, perché secondo me ogni scena è veramente da commentare, sì, cioè veramente. Oppure c'è uno che, quello che tradisce, cioè il ragazzo biondo che dovrebbe fare il figo, a me non sembra così bello, però vabbè, che perché lui lo minaccia, perché vede che va con la moglie, quindi va lì, lo minaccia dicendo io ho ucciso quella persona, come dire, appunto, cioè, stai attento, no? E allora lui decide, si prende un po' paura, se ne va, solo che lei lo ferma, fa dove vai? E lui fa, mi sento un po' stanco. Ma uno parla così dopo che cioè, hai limonato ovunque. Cioè, io non lo direi mai, cioè, mi sento un po' stanco, chi è che lo dice? Vabbè. Ah, e poi mi ha ricordato il dialogo pure tra la bambina e il padre, lei che sta nella vasca a fare il bagnetto, che gli dice a lui, ma dimmi, l'hai ucciso tu? C'è una bambina tipo di 5 anni, non so quanto c'ha sta bambina, che dice, ma l'hai ucciso tu, dimmelo, tipo una cosa del genere. Oh. Lui fa, no, fa il vago e ci scherza sopra, e lei fa, no, ma intanto lo so che l'hai affogato tu, ma non puoi venire, ridendo, cioè tipo come se fosse una cosa, ma infatti, hai ucciso qualcuno, che carino che c'è. No, almeno è l'unica persona contestualizzata in quella famiglia, perché ha senso che lei sia matta. Già dalla nascita. Infatti, ride, dice che papà ha ucciso qualcuno. E perché con quell'altra scena dove ha letto e dice la mamma perché non è normale come le altre? Bene, benissimo, ha intuito. In dice pure tu. E lui dice tipo tutti sono fatti a modo loro. Vabbè. E spesso mettono sta frase, infatti io mentre vedevo il film pensavo ma qui non è che nessuno è normale, però ogni tanto c'è sta frase, quello è normale, quello non è normale, ma in realtà è un film dei matti, quindi sì, esatto. Non è che c'è uno normale. No, volevo dire, c'è un attimo dove parlano un attimo, perché loro litigano, anche lì il rapporto non si capisce, loro litigano pesantemente, ma poi in realtà dicono sì, cioè scena dopo, anche lì il montaggio, litigano fra scena dopo, mattina, ciao amore, ciao, vado al lavoro. Ma scusa, ma prima ci sono detti tipo... Di là e poi... Cioè, va bene i litigi, ma questo non hanno proprio senso, logico. Oppure dice, c'è una... Lì iniziano a litigare un po' così, e lei gli dice a lui, tu ti vergognavi di me ai tempi, no? E lui, perché parlano del cibo così? Perché lui fa una zuppa... Lì mi ha fatto un po' pena. Lui prepara una zuppa di salmone, non so che cavolo fa. Cioè, una roba abbastanza sofisticata. Ah, sì, che posto, tipo. Cioè, cioè, lì io ho detto, vai, poverino, però... Cioè, lui fa tutta sta zuppa, tutto il pomeriggio, ci mette ore. Poi per chi? Per lei e per l'amante. sapendolo. E lui arriva e dice, io sono vegetariano. E benissimo. E lui dice, ah, ok. E quindi gli fa un toast al formaggio. E il toast al formaggio diventa il piatto principale, quello da cracco. Sì, proprio, perché lui dice, madonna, buonissimo. Sì, lui dice, mamma mia, buonissimo. Lei fa, aspetta, fammelo assaggiare, lo mangia e dice, wow, ma è strepitoso. Quindi lui ha fatto sta zuppa per il gusto, cioè così a caso. E dopo, insomma, lui se ne va e gli dice, lei, tu ti vergognavi di me.
E lui gli fa: No, ho solo compreso che ordinavi il menù da bambini per dedicarti all'alcol. Qua punzecchia forte, proprio. Vabbè, perché lei è un po' un'alcolizzata, Quindi cioè, per esempio ogni questo volta che esce sta sempre sì, tutto un trend. era, cioè, sì, torna ogni volta ubriaca e lui la raccoglie, ovviamente felice che lui la che lei la tradisca. E questa era la citazione, infatti, di Letizia nella cosa iniziale dell'alcol. Come quella che ho detto io, cioè non voglio Sì, meno. mascolinizzare. In realtà lì è non voglio demascolinizzarti, cioè io vorrei sentire in originale. Infatti sì, io pure te. Non sono originale com'era. Ma poi Ah, la vedi, mela marcia, io ma dice, cioè l'amante a lui che dice non voglio dimostrare, cioè precisiamo, contestualizziamo la cosa che è sì. ancora più strano, cioè, nel senso. Ma la scena della mela marcia, cos'è quella? Cioè, quella scena in macchina dove lei apre il portogenni, c'è una mela mozzicata, Ah, sì. la prende e gli dà un morso. Perché? Uno, perché? E due, cioè, una scena muta, pensate, una scena muta, macchina, lui guida, lei guarda il portoggetti, prende sta mela che c'ha un morso. Chi è che mangia una mela, mette nel portoggetti? La prende, inizia a mangiarla. Poi ne stacca un pezzo, la dà a lui. Lui la guarda, se la mangia e finisce la scena. Cioè, siamo da un'altra parte. Ma che Quella è una cosa scena è? metaforica della mela di Adamo ed Eva. Di... Ma cosa serve quella scena? Non lo so. Tentazione, capito? O altre No, scene, vabbè, no. che vogliono un po' simulare. C'era anche in Basic Instinct 2, vabbè, in molti film, cioè scene erotiche in macchina. Però anche qui, per me, anche quelle Era non tipo la funzionano. pesca di Call Me By Your Name, quella, capito? Sì, anche secondo me sì. E poi beh, c'è una scena dove Anya Taylor-Joy Ana de Anya de Armas ho fatto un mix, sto fondendo questo film, canta in italiano e canta veramente in italiano. Ho visto il labiale, sì, canta bene però. origine, Cioè, mi nel sa. senso, vabbè che lei poi è spagnoleggiante, no? Quindi Forse la pronuncia, cioè magari lo sa, cioè non so bene il bella, resto. la scena mi è piaciuta soltanto perché appunto cantava in italiano, però. Gente che doveva essere ubriaca probabilmente come l'arma, se mi sono scritto. Ma io direi che ci sarebbero mille citazioni, ma insomma questo, dai. Cioè, nel senso, è uno proprio di film. Non è un film, secondo me, è un montaggio incollato con lo sputo che vogliono chiamare film, vogliono far passare per Una film. cosa assurda, quindi non lo so, cioè Io vedetelo non lo so. per commentarci e dirci la Voi vostra. fateci sapere qui sotto nei commenti se l'avete visto, se non l'avete visto, cioè non vi siete rovinati con il nostro commento. Però fateci sapere, magari anzi, più incuriosite, andate a vedere proprio con quest'occhio. E fateci sapere qui sotto cosa ne pensate, se la pensate come noi, magari vi è piaciuto. Chi lo sa. Io ho sentito qualcuno che mi ha detto su Instagram, in realtà non mi è dispiaciuto, l'ho visto, cioè non è un gran film. Quindi chi lo Sì, sa, sì, sì. bene, i gusti sono ovviamente vari. Fateci sapere, siamo curiosi. Esatto, non l'ho detto prima, ma questi ovviamente sono sempre i nickname per Instagram e facciamo tante cose lì, TikTok, da poco siamo anche lì, mettiamo scemenze. Oppure appunto Twitch e quant'altro. Niente, vi salutiamo. Io sono Siamo sgolato. Adesso sfogati e vi basta. dico già che stiamo andando a recensire Licorice Pizza. Quindi, ciao, Ecco. Licorice Pizza. Dalle E quindi, spalle alle stelle, invece delle stelle alle esatto. spalle. Dopo andate a vedervi anche l'altra. E basta. Alla prossima, perché non ce la faccio più.